detto che avremmo fatto una recensione bomba e finalmente eccoci qua. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo dell'elettrodomestico che in assoluto mi solleva dalla cosa che odio di più fare, cioè le pulizie. Allora, oggi ti mostro una cosa che risponde a tutte le vostre domande e a tutte le vostre perplessità. Te la faccio intravedere perché è la sorella della lavapavimenti Tineco. Questa si chiama Pure One S12 ed è un aspirapolvere smart. Smart è dire poco, perché a parte che sia smart, e adesso ti spiego perché, ha tutte le caratteristiche che in assoluto cerchiamo in un aspirapolvere e risponde a tutte le perplessità che mi avete fatto finora. Adesso invece ti dico che questa è super potente, super leggera, super luminosa perché ha dei LED pazzeschi, si ricarica in meno tempo delle altre, ha la possibilità di ricaricare la batteria anche se non è all'interno della scopa, quindi separatamente perché la console ha il vano caricabatteria. Puoi monitorare tutto dall'app perché ha l'app dedicata a Tineco, esattamente come la lavapavimenti. E ha un accessorio in più che non avevo mai visto e che ritengo utilissimo. La prima cosa che ti devo dire è che ovviamente mi hanno fornito di un codice sconto esclusivamente per voi e trovate tutto in descrizione. Mi raccomando, seguite le istruzioni perché tante volte mi dite: il codice sconto non funziona, quindi copiatelo bene, lo inserite nell'ultima sezione quando vi chiede il pagamento, c'è proprio una finestrella codice sconto. Quindi andate dal link che trovate in descrizione e poi mettete il codice sconto alla fine e vi detrarrà l'importo dello sconto. Detto questo, iniziamo subito. Allora, te la mostro. Questo è il vano motore che è assolutamente confortevole. Ah, ecco, un'altra cosa che ho dimenticato è che quello che mi avevate appuntato l'altra volta, ma io lo voglio tenere premuto il grilletto, ma io lo voglio tenere tolto il dito, non premuto. Ecco, qui puoi fare tutte e due le cose. Lo puoi tenere premuto se vuoi, puoi invece togliere il dito e lasciarlo bloccato. Allora, iniziamo con questo. Iniziamo con il vano motore che è comodo e confortevole. È leggero. Qui il display, perché ti dico che è smart? Perché esattamente come la sorella Lavinia, che è lì che mi guarda, ha il display collegato con l'app, ma quando tu passi la scopa si illumina in relazione allo sporco che trova. Quindi, nel momento in cui il cerchio diventa da blu diventa rosso, vuol dire che sta aspirando qualcosa in più e in automatico aumenta la potenza. La potenza, però, se tu vuoi, la puoi regolare. Come la puoi regolare? La puoi regolare da qua, perché esattamente con il touch, con il dito, tu puoi scorrere il dito in questa parte e in automatico aumenti la potenza. Quindi la puoi gestire in maniera autonoma. Se invece pigi il pulsante auto, in automatico lei decide la potenza da applicare in relazione allo sporco che trova. Nel display trovi anche diverse informazioni, quindi la carica residua, la potenza, il malfunzionamento del sensore della polvere, il canale dell'aria se è bloccato, il rullo della spazzola se è aggrovigliato, il monitoraggio della polvere con il cerchio blu o rosso. E il livello di batteria te l'ho già detto. Ovviamente trovi anche la spia del wifi che è accesa nel momento in cui tu l'hai collegato all'app. Come lo colleghi all'app? È semplicissimo. Allora togli tramite questo bottoncino qua, lo pigi e togli il contenitore della polvere. Qui sotto trovi questo bottoncino e dopo che hai scaricato la tua app, segui pedissequamente le istruzioni. Prima, mi raccomando, perché io non l'avevo fatto e invece è necessario. Lui ti dice di premere per 2 secondi il tasto e tu lo devi premere perché sennò poi il wifi non si collega. Dopodiché pigi il pulsantino per 2 secondi, in automatico ti trova la tua linea wifi con l'app Tineco e la scopa si collega col tuo cellulare.
Poi puoi rinominare la scopa, puoi fare quello che vuoi e nel cellulare trovi tutte le indicazioni. Perché è comodo avere un'app sul cellulare della scopa? Non tanto per monitorarla, perché è ovvio che è manuale e tu aspiri soltanto portandola proprio in maniera meccanica, ma è comodo per vedere quando devi svuotare il contenitore perché magari è troppo pieno, quando devi pulire il filtro perché magari ti è sfuggito quante volte l'hai usata, se la usi da un mese, 2 mesi, 3 mesi, insomma vai di fretta, non monitorizzi te questa cosa, l'app la monitorizza per te. E quindi cosa fai quando il filtro deve essere pulito? Fai una cosa semplicissima che finora non ho visto in nessun aspirapolvere. Loro ti forniscono di una spazzola con un secondo filtro, quindi questo lo trovi già all'interno. Ora, questo è il filtro pulito. Per pulire il filtro sporco basterà semplicemente aprire il contenitore tramite questa levetta sulla spazzatura, dopodiché, ora io non te lo faccio vedere, anzi facciamo così, girare questo è sporco perché ovviamente l'ho usato e non l'ho pulito per fartelo vedere, anche perché adesso lo dobbiamo riusare. Quindi girare questo, ecco, è caduto un po' di polvere, qui dentro c'è il filtro, tu lo estrai, guarda, poi ecco a che ci sono, ti faccio vedere quanto è facile, rimetti così, chiudi ed è già montato. Adesso dovrò pulire il tavolo. Quindi prendi il filtro sporco, facciamo finta che questo è il filtro sporco, lo metti qua dentro, semplicemente così. Prima riagganci questo, metti questo qui e semplicemente lui inizia a pulire e lui dà una prima pulita al filtro prima che tu lo lavi proprio sotto l'acqua. Quindi a che serve questo? Serve a dare una prima pulita al filtro prima di lavarlo in maniera efficace, diciamo in maniera manuale. Quindi tu cosa fai? Aspiri tutta la polvere che puoi aspirare dal filtro, semplicemente azionando l'aspirapolvere. Quindi poi togli questo, esci il filtro e lo vai a lavare. Ma già tutta la polvere è già andata via. Quindi questo è veramente un accessorio pazzesco che non avevo mai visto prima in nessun aspirapolvere. Parliamo di aspirazione. L'aspirazione è potentissima nonostante sia silenziosa. Perché uno cosa fa? Collega il rumore alla potenza. Invece in questo caso non è così. Quando io l'ho accesa la prima volta ho detto, ma che è? Cioè fa così, sembra e basta. E tu dici, ma cos'è un grillo? E nonostante la bassa rumorosità, anzi direi la silenziosità, tira che è una bellezza. Adesso ti faccio vedere la prova che ho fatto col caffè, perché prima ancora di passare alla scopa, lei tirava il caffè. Quindi insomma, potenza, silenziosità, che il connubio è perfetto. Tanta potenza, poco rumore. Ti faccio vedere un attimo proprio come può essere maneggevole passare questa scopa in totale leggerezza. Tu sai il mio problema alla spalla che ho e al gomito da oramai più di un anno e devo dire che ho passato la scopa in tutta la casa e non ho mai avuto la sensazione di avere appesantito né spalla né gomito. Quindi veramente leggera, maneggevole, pratica, direi che sia una scopa easy. Gli altri accessori sono la classica bocchetta con i pelucchi che però puoi retrarre e quindi far diventare rigida senza pelucchi, la spazzola per divani, letti, tessuti, che adesso ti faccio vedere come funziona, perché tu la passi semplicemente sul divano e lui aspira tutto quello che trova, quindi briciole, polvere, e il divano cambia veramente colore. E questa è robusta e soprattutto ha questa levetta, vedi, che si inclina e quindi tu puoi andare anche negli angoli più nascosti fino alla fine. Per pulire invece gli angoli più nascosti dentro il divano ti fornisci di questa bocchetta lunga, perché vedi, la infili, a parte che come sempre clic, vedi, cioè è di una facilità estrema togliere e mettere tutti gli accessori senza fatica. E con questo vai fino a dentro le fessure del divano. La spazzola
spazzola principale invece è questa, che è adatta sia per i pavimenti che per i tappeti. Allora, ti posso dire che a differenza di altre scope, questa passa sul tappeto senza bloccarsi, ma continuando a girare e gestendo la potenza in base al tipo di tappeto. Quindi, con altre il tappeto si bloccava proprio e io dovevo abbassare la velocità e gestirla io. Invece con questo gestisce tutto da solo. Il tubo invece è in policarbonato, vedi, nero. Abbastanza elegante, abbastanza composto, a me esteticamente piace. Mi dite sempre che non vi dico le caratteristiche proprio della tecnica, chiamiamole così, però questa volta te le voglio dire. Il motore ha una potenza da 500 W, immagino sia watt, adesso non sono del mestiere, ma immagino sia watt, e la potenza è di 150 AW. Come sempre ha una durata variabile, perché se la mettete in automatico può durare fino a 50 minuti. E io ti posso dire che non ho mai avuto bisogno di ricaricarla pulendo tutta la casa. Se invece la metti al massimo, ovviamente assorbe più energia, assorbe più, è più potente, e quindi dura fino a 12 minuti. Quando la ricarichi in 3 ore, da 0 a 100% in 3 ore è pronta. Qual è la figata in questo caso di cui ti parlavo poco fa? Che nel supporto a muro che loro ti forniscono con tanto di viti eccetera eccetera, tu puoi mettere sia questo qui, sia questo qui, sia questo qui per esempio, e qua puoi mettere la batteria di ricambio. Ma anche se tu non hai la batteria di ricambio, puoi estrarre la batteria dalla scopa e semplicemente caricarla direttamente qua. Quindi puoi mettere la scopa in un altro posto e caricare soltanto la batteria. Oppure avere due batterie, che è una cosa comodissima. Anzi, ti metto giù nella descrizione proprio tutti i link. E mettere una batteria a caricare, l'altra la usi se vuoi fare una aspirata continua per ore e ore e ore a casa tua. Un'altra cosa a cui io tengo veramente particolarmente è lo snodo della spazzola, che qua è assolutamente totale, guarda, tac tac, cioè tu la snodi quando la devi far entrare sotto il letto completamente, lei si appiattisce tutta e con un semplice gioco di polso tu proprio la gestisci in tutte le posizioni. L'altra cosa che mi ha sorpreso è la luce, una luce potentissima. Non so se ti avevo raccontato che la sera dopo cena mio marito si diverte a passare l'aspirapolvere in cucina. Lo so che mi invidiate, ma lui l'ha preso come un gioco e io sono contenta. Ma cosa fa? Ci lascia al buio, perché lui vuole vedere tutti i minimi particolari della polvere con la luce della scopa, che è potentissima. Per me la luce nella scopa fa la differenza, veramente. Cosa dire di più? Penso di averti detto tutto e di averti trasmesso anche il mio entusiasmo per questa super scopa Tineco, che è la sorella di Lavinia. Anzi, facciamo un gioco e mi suggerite nei commenti il nome che posso dare alla sorella di Lavinia, perché tutti i miei elettrodomestici hanno un nome. Il bimbi si chiama Roberto, lei si chiama Lavinia, e vediamo. Ma soprattutto spero che tu puoi cogliere l'occasione di questo codice sconto e sollevarti da questo peso assurdo e terribile che per me sono le pulizie, che detesto fare, ma così diventa tutto più facile, più easy, più veloce. Una cosa indispensabile che puoi avere in casa per avere una casa easy è la scopa elettrica senza fili, senza fili. Questa è potente e senza fili, mi sembra che sia perfetta. Dunque, ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine. Se ti è piaciuto il video, metti un pollice in su e condividi il video con i tuoi amici che vogliono avere una pulizia easy ma efficace. Noi ci vediamo al prossimo video.